Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, tante notizie da darvi come ogni sera, andiamo con i titoli. Grande aumento dei tamponi, si faranno anche a chi presenta un solo sintomo, i nuovi dati confermano un leggero rallentamento della curva, secondo gli esperti il picco potrebbe arrivare la prossima settimana. La denuncia ai nostri microfoni di un operatore sociosanitario, nelle case di riposo e nelle strutture assistenziali ci sono poche protezioni, chiesti più controlli anche per chi lavora nelle logistiche. Due agenti di polizia salvano una coppia di anziani da un principio di incendio nella loro abitazione di Cimiano, i poliziotti erano in zona per un posto di controllo sugli spostamenti. Duro provvedimento del sindaco di Trivolzio, che impedisce di fare la spesa più di una volta alla settimana salvo casi urgenti, l'ordinanza resa necessaria dopo le code all'unico supermercato del paese. Due maestri delle scuole elementari di Gambolò hanno creato un programma radiofonico sul web per tenere compagnia ai loro alunni, chiacchiere, musica e barzellette per un'ora al giorno. E come sempre incominciamo con i nostri collegamenti con la Regione Lombardia, abbiamo Benedetta Maffioli in diretta con tutte le ultime novità della conferenza stampa della Regione. Buonasera Benedetta. Buonasera Paolo, oggi i dati crescono, sono alti rispetto anche ai giorni iniziali di questa settimana dove i contagi e i positivi erano in diminuzione, ma oggi i dati sono ancora alti anche se inferiori rispetto a quelli di ieri. Comunque dato che va considerato in un complesso più generale, perché soprattutto anche negli ultimi giorni è diciamo cambiata la politica nel cui fare i tamponi, quindi non vengono più fatti solo a persone con più sintomi, vanno fatti anche a persone che hanno solo un sintomo. E quindi ci saranno molti più tamponi, è per questo che anche i numeri crescono. Dobbiamo dire che quindi oggi sono 37.298 i positivi, quindi 2.409 in più rispetto alla giornata di ieri. Ieri erano 2.500 in più, quindi più o meno i dati si eguagliano. Poi sono 11.137 gli ospedalizzati, 200 in più rispetto a ieri, e 200 in più però sono anche le persone guarite in tutto. La Lombardia 8.001, quindi anche questa è una notizia almeno positiva, e sono invece 1.292 le persone in terapia intensiva e 29 in più rispetto alle 24 ore di ieri, e in tutto i decessi sono 5.402, nella sola giornata di oggi 541 in più. Comunque l'andamento dei decessi, come spiegato in conferenza stampa dall'assessore al welfare Giulio Gallera, non è quello che bisogna guardare, perché sarà l'ultimo dato che tenderà a diminuire. Il primo dato che va guardato infatti è l'accesso ai pronto soccorso, e in questi due giorni, nonostante i numeri siano aumentati di contagi, l'accesso al pronto soccorso è diminuito. Si è visto infatti un 30% in meno addirittura al San Matteo di Pavia, e ha detto l'assessore Gallera che addirittura al pronto soccorso di Lodi ormai ci sono più persone che vanno più per altri motivi che per sintomi da Covid-19. Quindi questo diciamo a dimostrazione che lo sforzo e le misure restrittive che già sono state attuate prima di tutto nella zona rossa stanno dando i loro frutti. Un altro dato positivo è che nei 7 giorni gli spostamenti si sono diciamo dimezzati praticamente, e quindi comunque un calo molto importante, e si è assestato sul 35%, quindi un dato positivo che fa diciamo pensare che la gente finalmente ha capito che l'unica cosa da fare per combattere questo virus è quella di rimanere a casa. Naturalmente è un invito che noi ogni volta ricordiamo. Quindi Paolo, per oggi è tutto, ti ridò la linea. Grazie Benedetta, nel frattempo durante il collegamento è arrivato anche il numero dei tamponi effettuati, è arrivata la comunicazione ufficiale di Regione Lombardia, sono stati effettuati, cioè i dati di oggi si riferiscono su una base di 8.000 tamponi, ieri ad esempio erano 6.000, quindi vedete che i tamponi ogni giorno continuano ad aumentare. Sentiamo una dichiarazione dell'assessore Gallera che si riferisce alle questioni appunto degli accessi ai pronto soccorso.
tutti i giorni che facciamo una videoconferenza in cui con i direttori generali capiamo qual è l'evoluzione, l'andamento, e se è vero che appunto i nostri presidi ospedalieri sono ancora assolutamente sotto una grande pressione, hanno un numero di ricoverati Covid altissimo, addirittura vuol dire a Bergamo e a Brescia siamo tra i 400 e i 600 pazienti ricoverati Covid, ma c'è un dato che è il dato confortante, il dato a cui noi in qualche modo attribuiamo un grande ruolo, e cioè in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione, in alcuni casi una riduzione lieve, in alcuni casi una riduzione più marcata, addirittura al San Matteo c'è stata una riduzione addirittura del 30% degli accessi in PS, a Lodi per la prima volta dopo 36 giorni il numero dei pazienti che è andata in pronto soccorso per un problema diverso dal Covid è maggiore di quelli che arrivano per una problematica Covid. Dal 22 di febbraio sono scomparsi completamente non solo i codici verdi e i codici bianchi, ma addirittura le altre patologie. Questo era il dato, e c'erano circa un centinaio di pazienti al giorno. Oggi il direttore generale mi ha detto siamo a circa 30 Covid e ce n'è di più persone che arrivano per problematiche diverse, quindi in alcuni casi addirittura quasi un ritorno ad una situazione quasi di normalità, siamo molto lontani, però voglio dire è un dato, un elemento, e questo non stride, come sottolineava Davide, l'assessore Capparini prima, col dato invece che vediamo, perché le persone arrivano al pronto soccorso e dopo il pronto soccorso vengono tamponate, il tampone hanno un risultato che arriva alcuni giorni dopo, alcuni di questi ritornano a casa, altri vengono ospedalizzati e poi via via entrano a volte in terapia intensiva e ahimè decedono. Quindi questo è il primo dato, ma è un dato che deve far a tutti ritenere che gli sforzi che stiamo compiendo oggi stanno dando un risultato concreto, tangibile, plastico, e cioè nei nostri ospedali si inizia leggermente a tirare il fiato, leggermente, ma si tira il fiato. Andiamo adesso alla quartiere Fiera di Milano, dove c'è Giusy Chiricò per gli aggiornamenti su un ospedale, sulla costruzione di questo ospedale che va avanti. Buonasera Paolo, sì, noi siamo sempre qui in Fiera Milano City e vi teniamo aggiornati su come stanno andando i lavori all'interno di questo ospedale che verrà costruito ex novo, anzi verrà terminato entro la settimana prossima. Queste le parole del vicepresidente della regione Ale Sala, che ha dichiarato che appunto entro la settimana prossima verranno terminati i lavori. C'è stato un pieno rispetto dei tempi all'interno dei padiglioni 1 e 2 al portello a Fiera Milano City, dove si sta allestendo appunto l'ospedale di Fiera Milano con oltre 200 operai che stanno contribuendo a mantenere il piano delle attività come previsto dal cronoprogramma, perché stiamo parlando appunto di previsioni, perché colui che era stato incaricato di mandare avanti questi lavori, il dottor Guido Bertolaso, da qualche giorno è emerso che è rimasto coinvolto ed è contagiato da coronavirus. Comunque fanno sapere dalla regione che Bertolaso continuerà il proprio lavoro da casa in modalità smart working, e il grande cantiere non subisce battute d'arresto e si lavora H24. I primi moduli dell'ospedale con i 250 posti di terapia intensiva potranno essere aperti entro la fine della settimana prossima. L'obiettivo è quello di arrivare puntuali, ovviamente, e quelli di rispettare questa scadenza. Un'altra notizia che arriva da un altro polo importante che si sta occupando in questi giorni di fronteggiare l'emergenza del coronavirus, infatti il Policlinico di Milano ha allestito in pochi giorni altri 16 nuovi ulteriori posti letto di terapia intensiva, che da oggi sono operativi e pronti ad accogliere pazienti affetti da coronavirus. Già questa mattina sono stati accolti appunto i primi pazienti con urgente necessità di assistenza, alleggerendo così comunque la
la pressione sugli altri reparti dedicati al Covid-19. Per ultima notizia, approfondiamo un po' quello che ha detto la collega Benedetta Maffioli dalla conferenza stampa che si è tenuta pochi minuti fa. Gli spostamenti dei cittadini lombardi sono diminuiti ancora, siamo a meno il 35%, quindi questo dato sottolinea ancora una volta come i milanesi si siano un po' responsabilizzati verso questa emergenza sanitaria che sta affrontando la nostra regione e anche la nostra Italia. Per adesso è tutto, ti ridò la linea, Paolo. Grazie Giusy. Oggi il presidente Fontana ha parlato dell'ospedale alla Fiera, ma anche di questo cambio nella strategia per effettuare i tamponi. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il nuovo ospedale della Fiera viene, tra virgolette, dato in gestione al Policlinico, viene accorpato al Policlinico, diventa una sorta di reparto del Policlinico di Milano. È stato approvato in giunta al Policlinico e assegnata la proprietà dei moduli che si trovano all'interno dell'ospedale Fiera, la ricerca e assunzione del personale necessario, la realizzazione di tutti gli impianti e la gestione complessiva. La struttura sanitaria in progetto in zona Portello diventa a tutti gli effetti così un reparto del Policlinico. Per la sua realizzazione era stato chiamato in ausilio l'ex capo della Protezione Civile che stava e sta tuttora da remoto lavorando per la costruzione di un presidio con tanto di sala operatoria, TAC e 300 posti letto di terapia intensiva. Bertolaso, risultato positivo al Covid-19, è ancora ricoverato al San Raffaele, ma le sue condizioni, ha assicurato Fontana, sono stabili nel miglioramento. Era su di morale, ha detto il governatore, che inoltre ha garantito il rispetto dei tempi di consegna dei lavori. Subirà alcun tipo di rallentamento circa l'inaugurazione, quindi la previsione è che all'inizio della prossima settimana ci sia l'inaugurazione stessa. Più tamponi sul fronte caldo dei test, arriva un'inversione di marcia dell'Istituto Superiore della Sanità e cambia la strategia. Basta anche solo un sintomo per essere sottoposto all'esame del Covid-19, contrariamente a quanto indicato nella delibera dello scorso 27 febbraio, quando era necessario presentare almeno 2 su 3 dei classici sintomi: febbre, raffreddore o tosse. Raccogliamo questa sera l'appello di un operatore sociosanitario che descrive le difficoltà di chi lavora nelle RSA, nelle strutture di assistenza in generale, che ancora oggi hanno pochissime protezioni. Sentiamo. Le residenze sanitarie per anziani e quelle per disabili tra i luoghi più delicati di questa emergenza, ad affermarlo è Monica Forte, presidente della Commissione regionale antimafia, a cui si aggiunge anche la voce di Gregorio Mammì, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che afferma è necessario prevedere la prova di tampone a tutti i pazienti e gli operatori che lavorano nelle RSA per permettere di trovare soluzioni idonee per le persone positive. E allora noi abbiamo raggiunto un operatore sociosanitario che ha raccolto anche diverse segnalazioni delle strutture presenti nella provincia milanese. Non ti mettono nelle condizioni di poter lavorare nel modo più sicuro. Io ho ricevuto tante segnalazioni di tante case di riposo qua nell'interno di Milano, a Mediglia abbiamo visto cosa è successo. Ultimamente ho ricevuto qualche segnalazione nel comune di Abbiategrasso, dal Golgi, abbiamo visto cosa sta succedendo a Dognocchi, cosa è successo. In tutte queste situazioni si sono visti la carenza o l'impiego dei dispositivi di sicurezza. Addirittura, come abbiamo visto al Golgi, hanno dichiarato che i dipendenti avevano nascosto la situazione di salute di alcuni pazienti che erano positivi al Covid-19. Questo ha portato a sua volta a ammalarsi altri 19-18 dipendenti, operatori sanitari che adesso risultano essere positivi. E noi non possiamo andare avanti così. Quello che sarebbe una cosa giusta è che ci facessero questi tamponi. Noi abbiamo bisogno di avere questi tamponi. Noi chiediamo a grande voce che vengano fatti questi tamponi soprattutto a tutto il personale sanitario, a tutto il personale che in questo momento sono in trincea. Noi siamo disposti a portare avanti questa guerra, ma abbiamo bisogno degli strumenti, non possiamo andare a mani nude. Io mi auguro che chi ha
le competenze, possa intervenire il prima possibile l'ATS, Regione Lombardia, il governo, qualcuno intervenga in tutte le situazioni e che vada a controllare soprattutto come si stanno comportando le RSA. Questa quindi la testimonianza. Passiamo agli aggiornamenti sulla provincia di Pavia, ci colleghiamo con Luca Pattarini, buonasera Luca. Buonasera Paolo, ci sono buone notizie, almeno parzialmente buone notizie per quanto riguarda la provincia di Pavia, il numero dei contagi, ci sono stati solo 27 casi in più nelle ultime 24 ore, per fare un raffronto tra mercoledì e giovedì ce ne erano stati 107 in più, quindi di fatto più che dimezzato il numero dei contagi. Bisognerà capire se è un trend che ovviamente prosegue anche nei prossimi giorni o se si è trattato soltanto di un caso, per così dire, isolato e limitato solo alla giornata di ieri. Ovviamente la speranza è che sia proprio un segno dell'inversione della tendenza, proprio del trend dei contagi in provincia di Pavia, che comunque rimane tra le province, se così vogliamo, meno colpite. Sono 1712 al momento le persone appunto contagiate da Covid-19, come diceva giustamente Benedetta Mafioli, un dato che va raffrontato anche al numero di accessi al pronto soccorso, insomma, dell'ospedale, del Policlinico San Matteo, un 30% in meno, che anche in questo caso fa ben sperare. Ovviamente cercheremo di capire come si evolve la situazione nei prossimi giorni. Un altro tema di cui ovviamente si sta parlando in questi giorni in provincia è anche quello del post emergenza. Cosa si farà ovviamente una volta terminata questa emergenza legata al Covid-19? Ebbene, il Comune di Pavia ha annunciato proprio nelle scorse ore dell'avvio di un piano da 7 milioni di euro, che verranno soldi che verranno utilizzati per le opere pubbliche. Si va in sostanza dalla messa in sicurezza delle strade agli impianti sportivi, ai centri disabili, ma anche alle case popolari. Si interverrà, lo ha detto il sindaco Fracassi con un messaggio, anche sul cimitero, ovviamente una delle strutture di cui abbiamo parlato spesso nei mesi scorsi per continue infiltrazioni, insomma problemi lamentati dai parenti dei defunti. Si interverrà con la videosorveglianza, insomma sulla videosorveglianza, con nuove telecamere in città, ma anche sugli asili nido, la videosorveglianza sugli asili nido per evitare problemi all'interno proprio delle strutture. In ultimo si interverrà anche sul ponte del Naviglio in piazzale San Giuseppe, un ponte che era stato chiuso nei mesi scorsi per motivi ovviamente di sicurezza, per lavori indifferibili proprio sulla struttura. Si interverrà anche su questo ponte, ovviamente si metterà in sicurezza tutta la circolazione vicino a piazzale San Giuseppe. Per il momento è tutto, Paolo, ti ridò la linea. Grazie Luca, tante notizie dalla Lomellina. Partiamo da Vigevano, dove oggi sono state montate le tende per il pre-triage davanti al pronto soccorso dell'ospedale. In altre strutture ospedaliere del territorio erano già state montate diverse settimane fa, ora anche a Vigevano. E per l'ospedale di Vigevano è arrivata anche una importante donazione da 100.000 euro dell'azienda Atom. Verranno investiti questi soldi in una terapia intensiva in memoria del fondatore Emiliano Cantella, uno dei fondatori dell'Atom, recentemente scomparso. Poi a Mortara la fondazione Vera Coghi ha ordinato 5.000 mascherine da un'azienda di Busto Arsizio, che ha convertito la produzione. Queste mascherine saranno distribuite in case di riposo e per i medici di base del territorio. Tromello, il comune ha avviato una raccolta di PC e tablet, anche usati purché funzionanti, da dare alle famiglie che hanno magari dei bambini in età scolare e non ne sono dotati, o anche agli anziani, alle categorie fragili, per poter poi poterli contattare e mantenere un contatto anche a distanza. C'è infine un caso molto particolare di Robbio, con il comune che ha fatto fare il test con l'esame del sangue a una trentina di persone, il test degli anticorpi, e da cui è venuto fuori che di questa trentina di persone un terzo è risultato positivo al coronavirus, con un'infezione presente o passata. Molti di questi erano asintomatici, di questi ce ne erano stati alcuni che avevano avuto contatti diretti con persone che avevano avuto sintomi manifesti. È un test che sta facendo molto parlare. Andiamo ora però a fare un bilancio dell'attuale situazione con il direttore generale di ASST Pavia, Michele Bright. Da subito abbiamo costituito l'unità di crisi all'interno di ASST Pavia,
in modo da poter organizzarci e fronteggiare l'emergenza. Avevamo pensato che 13 posti letto di terapia intensiva bastassero, che 100 posti letto dedicati a Covid bastassero, considerando che noi non abbiamo un reparto di malattie infettive e non avevamo particolare dimestichezza con questo tipo di problematiche. Bene, oggi siamo a 31 posti letto di terapia intensiva e ben 300 posti letto con 300 pazienti ricoverati Covid presso ASST di Pavia. Questo grandissimo sforzo lo devo agli operatori di ASST, medici, infermieri, OS, tutti quanti che veramente con una velocità di trasformazione incredibile in altri contesti sono riusciti a organizzarsi per dare questo servizio ai cittadini di Pavia. Cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto aumentare e avere alto il senso civico, la responsabilità sociale, cioè ridurre i comportamenti inappropriati, stare a casa ed uscire solo ed esclusivamente per reali necessità. Il virus è molto aggressivo, è molto contagioso, ma fortunatamente ci sono anche tanti guariti. Cerchiamo con i nostri comportamenti di proteggere sicuramente noi stessi, gli altri e i nostri cari. Quindi l'invito che faccio a tutti è quello veramente di contribuire con il comportamento civico. Devo fare anche un grandissimo ringraziamento perché abbiamo ricevuto tante donazioni, donazioni in denaro, donazioni in attrezzature, in dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici. Tutta la comunità pavese si è veramente mossa, Vigevano, Voghera, Varzi, tutti quanti si stanno impegnando per cercare di aiutarci e per consentire al meglio di fare il nostro lavoro. Vi assicuro, siamo con fatica, impegnati, con grande impegno, con grande passione e con grande voglia di aiutare e di donarci agli altri, così come abbiamo sempre fatto e così come stiamo continuando a fare. Ci occupiamo ora di Pavia città. Nelle scorse ore un videomessaggio del sindaco Fracassi ha toccato vari punti. Non corrisponde al mio modo di essere dilungarmi per spiegare quel che faccio, non ho intenzione di fare. Ma visto che da un po' di tempo qualcuno sta cercando di far passare la mia riservatezza come prova di aver fatto poco o niente come sindaco di un comune capoluogo, forzerò il mio carattere per dire alla gente di Pavia cosa il Comune ha fatto finora e cosa ha intenzione di fare. Un videomessaggio pubblicato nella serata di giovedì sulla sua pagina Facebook ha scelto lo strumento dei social, il sindaco Fracassi, per rispondere alle polemiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Tante sono le azioni messe in campo, ha spiegato in un video di 8 minuti. Dagli aiuti al San Matteo al posticipo delle tasse, passando dai servizi a domicilio riservati agli anziani e agli spazi offerti ai senza tetto. E non è mancato un passaggio sulla fornitura di mascherine. Mi arrivano molte richieste per fornire le mascherine ai cittadini. A questo proposito ci tengo a precisare che la verità è che le mascherine non si trovano e non bastano neppure per i medici, gli infermieri e il personale sanitario. Fracassi ha poi voluto replicare alle accuse di non informare la cittadinanza sulle politiche messe in campo dal Comune. Cosa assolutamente non veritiera, in quanto tutta la documentazione prodotta è stata divulgata in modo appropriato e in tempo reale sul sito internet del Comune e i suoi canali social per ampliarne l'efficacia diffusiva. Anche questo è un modo per stare vicino ai miei concittadini ed alle persone. Lo abbiamo fatto non da casa, ma stando in comune ed impegnandoci nell'interesse di tutti. Uno sguardo al presente, fatto di emergenza, ma anche al futuro. Pavia non si ferma e punta sulle opere pubbliche con un finanziamento di 7 milioni di euro. Ieri abbiamo messo in campo un piano di realizzazione di opere pubbliche attese da anni dai cittadini pavesi. Noi abbiamo il dovere di guardare al futuro e di mettere le basi per realizzare una città migliore. Le opere che saranno messe in cantiere infatti soddisfano le esigenze dei cittadini, come ad esempio la messa in sicurezza e riqualificazione di strade e marciapiedi, delle scuole, degli impianti sportivi, dei centri disabili e degli alloggi popolari,
del patrimonio immobiliare comunale e, non ultimo, l'intervento sull'annosa questione della manutenzione del cimitero cittadino. Siamo in collegamento con il segretario del PD di Pavia, Michele Lissia, che innanzitutto saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì, beh, partiamo proprio da qui, dalle parole del sindaco Fracassi, che si è sentito un po' attaccato, al di là delle polemiche. Come giudicate quello che sta facendo la maggioranza in questa fase? Sì, bene, innanzitutto vorrei far notare che come segretario del partito abbiamo deciso di non attaccare assolutamente, quasi sono assenti i nostri attacchi né sul giornale né anche sugli organi di stampa in generale, perché riteniamo che in questo momento occorra stare tutti insieme e quindi impegnarci tutti insieme per il bene dei nostri concittadini. Diciamo che alcune cose sono state fatte, e cioè è stato innanzitutto avviato il comitato per la gestione dell'emergenza insieme con la protezione civile, sono stati allestiti sicuramente dei posti letto per le persone senza tetto, e quindi questi sono aspetti secondo me positivi che riconosco all'amministrazione. E dopodiché invece il resto si vedrà non tanto adesso, per cui insomma gli effetti del virus e dell'epidemia stanno colpendo innanzitutto le persone che stanno all'ospedale, quindi che sono ammalate, ma si vedranno invece più in là, cioè innanzitutto sulle fasce deboli della popolazione, e quindi su queste bisognerà intervenire. Io posso notare con favore che grazie a un intervento del governo, cioè il decreto Cura Italia, che poi dovrà essere convertito in legge prossimamente, è possibile per il Comune di Pavia liberare una parte dell'avanzo d'amministrazione per dedicarlo non solo agli investimenti, quindi alle spese in conto capitale, ma anche e soprattutto alle spese in conto corrente, che io personalmente dedicherei alle persone che hanno perso di più in questo momento, sia alle attività che sono state costrette alla chiusura, sia alle fasce deboli della popolazione che magari non sono protette perché magari non hanno nessun tipo di paracadute da un punto di vista, diciamo, economico. Ecco, tra poco voi farete probabilmente un consiglio comunale in videoconferenza, perché ci si sta attrezzando, insomma, voi vi state preparando a questo appuntamento, perché sarà anche un consiglio comunale sul bilancio, che è anche molto corposo. Abbiamo visto in questi giorni altri comuni, faccio un esempio di Vigevano e Garlasco, che praticamente non c'è stata quasi una discussione sul bilancio. Voi probabilmente la potrete fare, seppur a remoto. Allora, innanzitutto noi il bilancio noi l'avevamo naturalmente approvato a dicembre. E sì, scusate, avvalendoci sì, è vero, potete fare variazioni. È giusto perché, no, ma è giusto quello che mi ha suggerito, perché in ogni caso metteremo mano al bilancio. Anzi, la ringrazio dello spunto, perché effettivamente ci sarebbe la necessità di mettere mano al bilancio, visto che è stato approvato pochi mesi fa, per cercare di liberare tutte le risorse, tutte le energie, le dicevo appunto, per le fasce più deboli della popolazione, magari eliminando quelle spese che sono comprimibili e che non sono in questo momento urgenti e che non ci interessano. Quindi noi ci collegheremo naturalmente con gli strumenti che l'amministrazione ci metterà a disposizione e cercheremo di dibattere proprio su questo. Proprio ieri la Giunta ha dato l'impulso a utilizzare 100.000 euro da destinare al San Matteo. Vorrei specificare che questi soldi sono innanzitutto dei cittadini pavesi, quindi del comune, e che anche per questa autorizzazione occorrerà passare per il Consiglio Comunale. Quindi noi per primi, consiglieri anche di minoranza, saremo ben felici di approvare con il nostro voto la destinazione di questi soldi al Comune San Matteo per fronteggiare questa tragica emergenza. Perfetto, grazie al segretario del PD di Pavia, Michele Lissia. Noi ora andiamo con una notizia di cronaca, un fatto che è avvenuto a Milano, due agenti di polizia che hanno salvato una coppia di anziani, la loro abitazione stava prendendo fuoco.
Il fumo e le urla della coppia di anziani dentro l'appartamento hanno fin da subito attirato l'attenzione dei vicini. Senza perdere tempo, alcuni di loro hanno avvistato i poliziotti che in quel momento erano appostati in via Palmanova all'ingresso di Milano per controllare i documenti e l'autocertificazione degli automobilisti di passaggio. L'immediato intervento dei poliziotti probabilmente ha impedito che le cose, un incendio partito da un cestino in cucina, peggiorassero ulteriormente. Intorno alle 11, per cause ancora da accertare, sono partite le fiamme in un appartamento abitato da una coppia di pensionati. Il marito, per via di una frattura a un femore, deambulava con estrema difficoltà e con l'aiuto di una stampella. I primi ad arrivare sono stati dunque gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni. Gli uomini della Volante, senza perder tempo, hanno soccorso gli anziani che al loro arrivo erano ancora rinchiusi nell'abitazione al quarto piano della scala B. Dopo aver chiuso il gas e staccato il quadro elettrico, un poliziotto è riuscito a tenere sotto controllo l'incendio, grazie ovviamente all'acqua ed una pentola che ha trovato lì in cucina. Nel frattempo alcuni agenti hanno accompagnato i coniugi, 73 anni lei, 78 lui, all'esterno del plesso. Gli anziani non hanno riportato alcun tipo di ustione, sono rimasti sempre coscienti anche se terribilmente spaventati. L'intera palazzina al civico 24, altezza zona Cimiano, è stata evacuata in via preventiva durante le verifiche dei vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi di soccorso insieme al personale del 118. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con altre notizie. Ben ritrovati con Milano Pavia News. Da più parti si dice che il picco dei contagi potrebbe arrivare la prossima settimana. Previsioni di questo genere sono spesso sfumate, nel giro magari di mezza giornata. Questa volta però ci sono molte più voci concordi. C'è chi se lo aspettava il 18 marzo, per altri invece la data doveva essere quella del 25, ora alcuni pensano al 31 del mese. Ciò che fa discutere gli esperti è il giorno in cui finalmente arriverà il cosiddetto picco, cioè quell'inversione di tendenza dopo la quale i numeri dei contagi inizieranno a diminuire. A mettere d'accordo tutti però è che questo tanto atteso picco non sarà da intendere come il punto più alto di una ripida montagna, con una rapida impennata e poi un'altrettanto veloce discesa, ma sarà invece più simile ad un altopiano e un declivio, questo perché la curva dei contagi scenderà molto lentamente. A sostenere che in Italia il picco dell'epidemia sia ormai vicino è il direttore vicario dell'OMS, Ranieri Guerra, che è convinto che il punto di svolta potrebbe avvenire già la settimana prossima. Questo perché è proprio nei prossimi giorni che si dovrebbero vedere gli effetti delle misure drastiche messe in atto dal governo 15-20 giorni fa. E secondo Ranieri Guerra, al declino dei contagi seguirà di qualche giorno anche quello dei decessi, tutto però sempre molto lentamente. A confermare questa ipotesi anche un altro studio pubblicato da Davide Tosi, esperto di Big Data, ricercatore all'Università dell'Insubria di Varese e professore aggregato alla Bocconi di Milano, che ha elaborato la previsione del picco per il 31 marzo, accostando la curva dei contagi di Wuhan a quella italiana, due curve che fino ad oggi hanno seguito un andamento sovrapponibile. Ma in Lombardia del cosiddetto picco si è già iniziato a parlare ieri, dopo che il numero dei contagi è tornato a crescere dopo 4 giorni di rallentamento, 2.543 nuovi positivi rispetto ai 1.643 di mercoledì. Dovremmo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare, se è un trend in aumento o se è arrivato il picco. Così ha commentato il presidente della regione Attilio Fontana. L'assessore al welfare Giulio Gallera giudica invece l'impennata frutto del cambio di strategia nell'effettuare i tamponi, che da qualche giorno non vengono più fatti solo a chi ha sintomi conclamati, ma anche agli operatori sanitari con più di 37,5 di febbre e ai pazienti con sintomi comunicati ai medici di base. Una cosa però è certa, è che non bisogna abbassare la guardia, perché non è corretto pensare che possa esserci un picco dopo il quale tutto si plachi. Infatti, come è stato detto, il mare del coronavirus è in continuo movimento e se anche si riesce a rompere la prima onda, bisogna essere pronti a fronteggiare le onde successive. Sono sempre di più i controlli sulla mobilità. Focalizziamo la nostra attenzione sul bilancio della Polizia Locale di Pavia, con i pavesi che si sono dimostrati molto corretti in queste settimane. Sono una trentina in tutto le multe a persone fisiche e locali elevate dagli agenti della Polizia Locale durante l'emergenza coronavirus. Il dato, aggiornato al pomeriggio di giovedì, è stato fornito dall'assessore alla partita Pietro Trivi.
Non si ferma quindi l'azione del comando di Via della Resistenza, controlli a tappeto per garantire il rispetto delle rigide disposizioni del DPCM. Tra le denunce spiccano diversi casi di persone provenienti da fuori Pavia che si sono giustificate affermando di essere nel capoluogo per motivi lavorativi. Una spiegazione che non ha trovato però riscontri durante i controlli degli agenti della polizia locale. E la denuncia è scattata anche per un piccolo negozio di alimentari della città che non garantiva la distanza minima tra i clienti, così come previsto dal decreto. Ma la polizia locale di Pavia ha un altro delicato compito, ovvero quello di trasferire a Vigevano le persone positive al coronavirus e raggiunte da TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Fortunatamente, rispetto di altre categorie, gli agenti sono dotati di tutti gli strumenti protettivi necessari. In netto aumento, infine, gli interventi dei volontari della Protezione Civile con il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e medicine. Nelle prime 2 settimane si sono già superati abbondantemente i 100 interventi. Sono orgoglioso e contento della professionalità della nostra polizia locale e della protezione civile, ha affermato l'assessore Pietro Trivi. Stiamo lavorando bene nonostante i ranghi ridotti a causa della quarantena di diversi agenti, ha quindi aggiunto. Precauzioni, visto che nel comando di Via della Resistenza non si sono verificati casi di positività al virus. Punti critici rimangono i supermercati. Il comune di Trivolfio ha imposto spesa contingentata non più di una volta alla settimana per nucleo familiare. Anche a Trivolfio, nel Pavese, l'emergenza coronavirus ha creato diversi problemi ai cittadini. Qui i casi positivi al Covid-19 sono solo 2, ma l'attenzione dell'amministrazione comunale rimane comunque alta. Per evitare assembramenti nell'unico supermercato del paese, il sindaco Paolo Bremi ha firmato un'ordinanza che consente un solo ingresso settimanale per nucleo familiare, un po' come era già successo a Lungavilla, in Oltre Po. Ieri siamo intervenuti con un'ordinanza molto stringente per cercare di contingentare gli accessi al citato punto vendita, perché le code che si sono create in questi giorni costituiscono sicuramente un disagio. Vorrei però precisare bene una cosa, e una volta per tutte: si tratta di un disagio e non di un problema. In questo preciso momento di massima urgenza i problemi sono ben altri. Siamo fiduciosi del fatto che con questa ordinanza nei prossimi giorni le lunghe code potranno via via diminuire, ma invito tutti a dimostrare senso civico e un po' di sano spirito di sacrificio. Apro una parentesi. Vorrei anche chiarire che se qualcuno per urgente avesse la necessità di recarsi una seconda volta al market, lo può fare senza commettere nessun tipo di infrazione. Gli accessi saranno controllati attraverso la compilazione di un apposito modulo fornito all'ingresso e timbrato in uscita, ha spiegato il sindaco, che ha poi lanciato un appello per chiedere di lasciare da parte le polemiche e di osservare le disposizioni dell'autorità, così da evitare il diffondersi del contagio. Cari concittadini, questo è il momento della responsabilità, il momento dei sacrifici, il momento della comprensione, il momento di mettere da parte le polemiche per collaborare tutti insieme. Nessuno, e ripeto, nessuno si può ritenere esonerato dal mettere sul tavolo la propria fetta di responsabilità e di senso civico, perché questo è un virus che non guarda in faccia nessuno. Tutti possono essere colpiti, giovani e meno giovani, e purtroppo anche la nostra piccola comunità di Trivolfio non è rimasta immune. Fortunatamente, al momento la situazione non è cambiata rispetto agli aggiornamenti che vi ho dato negli scorsi giorni. A Trivolfio contiamo 2 casi di positività al Covid-19. Le 2 persone sono assistite e stanno facendo il loro percorso terapeutico. I loro parenti e i contatti più stretti sono stati individuati dalle autorità competenti e messi in quarantena. Tra l'altro mi informo anche che la tendenza per cui si sta andando è di non dare più i dati di positività per singolo comune. Questa è la tendenza che probabilmente si andrà a seguire nei prossimi giorni, vedremo. I comuni intanto però purtroppo sono anche tenuti a prendere provvedimenti molto tristi ma necessari, succede ad esempio a Corbetta per velocizzare le concessioni cimiteriali.
Si chiama Ordinanza Caronte, un nome che non lascia intuire un felice argomento, ma il primo cittadino di Corbetta, Marco Ballarini, ha sentito di dover provvedere anche a questa parte di esigenze in questo periodo di emergenza sanitaria. Con l'ordinanza, infatti, ha dato il via in via anticipata ai nuovi loculi del cimitero e posticipato i termini di pagamento per le concessioni cimiteriali. Non è un nome bello, non è un nome simpatico, ma permetterà ai nostri cittadini che hanno purtroppo dei defunti in questo periodo, almeno di evitare qualche tristezza. Io vorrei evitare di avere i camion dei militari che portano via le bare da Corbetta. Vorrei che ogni cittadino, visto che non può avere un degno funerale come al solito, almeno abbia una degna sepoltura. Abbiamo così, in via anticipata, dato il via all'utilizzo dei nuovi loculi in via d'urgenza. Abbiamo posticipato i termini di pagamento per le concessioni cimiteriali in modo da dare più tempo alle famiglie dei defunti per pagare gli oneri. Abbiamo disposto di utilizzare la camera mortuaria del cimitero e la cappella del cimitero per depositare le bare, perché purtroppo ci vuole tanto tempo per la cremazione, purtroppo ci sono tante bare in ospedale e quindi vogliamo che le bare dei nostri defunti rimangano sul nostro territorio e che non siano spostate in attesa di cremazione. Purtroppo questa è un'ordinanza che non mi piace, ma ci prepariamo a una situazione brutta e cerchiamo di affrontarla al meglio, come sempre, al meglio possibile. Montiamo pagina, le principali novità che riguardano la città di Milano che sono state annunciate oggi dal sindaco Beppe Sala. 20.000 mascherine regalate al comune dall'impresa che stava lavorando nel cantiere, ora fermo, per la realizzazione della M4. 20.000 mascherine per le strutture di ricovero degli anziani. Un grande gesto di solidarietà. Speranza invece nella musica di Andrea Bocelli, che rompe i confini di Milano, dell'Italia, soprattutto i confini del coronavirus. Arriverà in tutte le case che lo vorranno accogliere, perché il grande tenore canterà e suonerà dal vivo il giorno di Pasqua in un luogo simbolico, il Duomo, e chiunque lo potrà ascoltare. Ieri mattina ho chiamato Andrea Bocelli, l'ho invitato a venire a Milano in Duomo il giorno di Pasqua, d'accordo con la Chiesa milanese, e farà un concerto solo, e non avrà pubblico ovviamente davanti, con musiche sacre che però saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo. Sarà un modo per concedersi qualche ora di evasione mentale dalla grande difficoltà che sta attraversando la nostra regione e l'Italia intera. Oggi viviamo ancora nell'incertezza di quelle che saranno le misure il prossimo 12 aprile, il giorno di Pasqua, dal momento che quelle attuali sono efficaci fino al 5, anche se è di facile previsione una proroga totale o quantomeno parziale. Qualche mini concerto il grande maestro lo sta già proponendo, così come tanti suoi colleghi artisti, dal salotto di casa. O dal balcone di Instagram, 170.000 gli spettatori virtuali incollati allo schermo per assistere al duetto con Fedez e sostenere il Covid Hospital di Camerino, colpita dal terremoto nel 2016. L'isolamento forzato a cui sono costretti in questi giorni sia gli ammalati sia le persone sane sta comportando, comporterà sicuramente per molti dei problemi a livello emotivo, lo sostengono gli psichiatri. Non solo sanitaria ed economica, la pandemia da coronavirus sta facendo scattare anche un'emergenza psichiatrica di cui si sta iniziando a parlare soltanto adesso. Secondo il presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, Fabrizio Starace, saranno infatti oltre il 50% le persone che in questo momento sono in isolamento perché contagiate che avranno disturbi emotivi, per non parlare della situazione psicologica degli operatori sanitari, chiamati ogni giorno a fronteggiare situazioni molto provanti. Conseguenze psicologiche
psicologiche, come ha spiegato Starace nel corso dell'incontro pubblico online in tema Covid-19 promosso dall'Associazione Luca Coscioni, di cui bisogna iniziare a tener conto già da adesso per cercare di fornire sin da ora un supporto psicologico e programmando già il post-epidemia, prevenendo gli interventi per le patologie che sicuramente si manifesteranno sotto forma di disturbi post-traumatici da stress. È per questo che, secondo il presidente della SIEP, accanto alla possibilità di verificare le condizioni fisiche delle persone, andrebbero verificate anche le condizioni psicologiche di chi è in quarantena, persone che vengono totalmente isolate dal loro contesto quotidiano, che devono far fronte, oltre che alla solitudine, ai sensi di colpa dovuti al contagio di altre persone. Maggiore attenzione andrebbe anche rivolta a quelle persone già emotivamente fragili, i cui percorsi terapeutici sono stati sospesi a causa dell'emergenza. I pazienti psichiatrici in cura con i nostri servizi sono oltre 850.000, commenta Starace, e i loro percorsi terapeutici oggi sono tutti sospesi. Occorre attivare modalità per mantenere un contatto continuo con queste persone e non interrompere la somministrazione di farmaci. Ma la quarantena e l'isolamento alla lunga potrebbero creare disagi psicologici non solo ai pazienti positivi al coronavirus, ma anche a tutte le persone confinate nelle proprie case che da un giorno all'altro hanno drasticamente cambiato le proprie abitudini, tra il senso di isolamento, la privazione e le limitazioni della libertà individuale. Secondo gli esperti, già stanno aumentando i casi di dipendenza tecnologica, soprattutto tra i ragazzi che vedono il proprio telefono come unico modo per evadere dalle mura di casa. E stanno aumentando anche i disturbi come depressione, stress, sbalzi dell'umore, irritabilità, insonnia e attacchi di panico, tutti disturbi che potrebbero portare allo sviluppo o al peggioramento di problemi alimentari, abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, oggi le temperature si sono leggermente alzate, ma il freddo di questi giorni sta causando, e adesso lo si comincia anche a vedere, dei gravi problemi agli alberi da frutto. Fragole, pesche, albicocche e ciliegie. Dopo il terribile 2017, anche il 2020 si prospetta un'annata agraria difficile a causa dell'ondata di gelo giunta all'inizio della settimana su gran parte del nord Italia. E se le colline del vino nell'Oltrepò centro-orientale, pur con danni che si preannunciano importanti, sembrano aver retto meglio al freddo intenso che martedì ha sfiorato i meno 8 gradi in Valle Versa, in Valle Staffora già 5 comuni produttori di frutta hanno annunciato che chiederanno lo stato di calamità a Regione Lombardia. Si tratta di Varzi, Val di Nizza, Bagnaria, Cecima e Ponte Nizza. Questa è la testimonianza di Simone Rolandi, produttore di diverse varietà di frutta proprio in Val di Nizza, fra cui anche la nota pomella genovese. Simone ha sottolineato come danni ingenti e superiori alle aspettative sarebbero stati causati in particolare alla frutta estiva. Nelle precedenti notti le temperature che hanno raggiunto ben al di sotto lo zero e quindi un fattore grave per tutte le fioriture delle nostre coltivazioni. E io ho portato qui qualche fiore di melo, per esempio, e come vedete l'accrescimento è ancora diciamo non proprio fiorito, però i fiori hanno subito già a questo stadio un danno, ecco. Se noi apriamo questi boccioli, diciamo, vediamo già che il pistillo all'interno del fiore chiuso è già danneggiato. Stiamo verificando la totalità della produzione, ma possiamo già dire che più del 50% della produzione è compromesso. In questo periodo la cosa più importante, diciamo, che è la salute, però anche il nostro reddito sarà gravemente compromesso. Ieri avevamo dato la notizia come ultima ora, sono stati identificati i vandali che hanno distrutto delle panchine a Vistarino, tra l'altro violando anche il divieto di uscita.
Sono stati identificati i vandali che nella notte del 24 marzo scorso avevano distrutto due panchine nel comune di Vistarino. Si tratta di due pregiudicati di 32 e 51 anni, rispettivamente residenti a Copiano e Villanterio. Il viceprefetto vicario reggente, Flavio Ferdani, che alla guida del comune di Vistarino in qualità di commissario straordinario, aveva segnalato l'episodio proprio ai carabinieri di Villanterio. I militari, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in paese, non ci hanno messo molto ad identificare i due vandali che avevano danneggiato le due panchine in granito di via Roma per divertimento. I due, come detto, erano già noti alle forze dell'ordine e sono stati quindi denunciati a piede libero per danneggiamento, ma anche per aver violato le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul contenimento e il contrasto alla diffusione del coronavirus. I due si trovavano infatti al di fuori dei rispettivi comuni di residenza senza un valido motivo. Nelle scorse ore i carabinieri hanno poi denunciato per la stessa ragione altre due persone, un ragazzo marocchino di 25 anni senza fissa dimora e una donna di 34 anni residente a Pavia. I due sono stati sorpresi nella serata di giovedì mentre camminavano per le strade della frazione Liconasco di Giussago. Nei giubbotti avevano 5 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. Per questo motivo sono stati denunciati anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Torniamo sugli studi di fattibilità per il nuovo ponte alla Becca, perché si stanno susseguendo i commenti. Nessuna preclusione sui tracciati, siano essi a monte o a valle del ponte attuale. Valuteremo quello più adatto alle esigenze del territorio. Ha voluto puntualizzare così il sindaco di Linerolo, Paolo Fraschini, la posizione del suo comune rispetto alle ipotesi di realizzazione del nuovo ponte della Becca, dopo che nei giorni scorsi sono state diffuse le ipotesi progettuali da parte della società che ha prodotto lo studio di fattibilità su incarico di Regione Lombardia. Siamo soddisfatti che sia stato fatto un concreto passo avanti finalizzato alla realizzazione del nuovo ponte della Becca. Sono molto contento e per questo ringrazio quindi la Regione Lombardia per averci coinvolto ed averci invitato a partecipare, peraltro come già fatto nei mesi passati insieme ad alcuni colleghi sindaci, ad altri enti territoriali, agli altri enti competenti, a partecipare alla presentazione delle alternative finalizzata all'individuazione di quella che sarà poi definita e ritenuta la migliore. Questo ci ha messo nelle condizioni di poter esprimere anche alcune nostre considerazioni sulle proposte. Come Comune di Linerolo non abbiamo preconcetti e preclusioni sulla collocazione a monte o a valle dell'attuale ponte o sulla tipologia dell'infrastruttura, ma teniamo molto alla sua funzionalità, ad un inserimento ambientale in un luogo così importante sotto il profilo ecosistemico, agli aspetti paesaggistici, in quanto appunto ci troviamo in pieno Parco del Ticino. Rispetto alle soluzioni proposte presentate, come amministrazione comunale tenderemmo ad escludere quella individuata alla lettera E. Una soluzione a valle che a nostro avviso prevede un tracciato troppo ridosso dell'abitato della frazione di Vaccarizza. Sicuramente l'esigenza di vedere iniziare i lavori al più presto ci pone al fianco degli enti che si stanno adoperando per sviluppare il progetto per il nuovo ponte della Becca. In chiusura vi mostriamo una bella iniziativa, si sono inventati due maestri di Gambolò, due maestri elementari, per tenere compagnia ai loro alunni e non solo. Guardate. L'Istituto Comprensivo Robecchi di Gambolò presenta Io resto a casa. Non c'è solo la didattica online, alle scuole elementari di Gambolò si sono inventati addirittura una web radio. Accursio e Max, maestri dell'Istituto Comprensivo Robecchi, hanno deciso di mettere in piedi una trasmissione giornaliera per tenere compagnia innanzitutto ai bambini, ma anche ai genitori, ai colleghi insegnanti e al personale della scuola. Si va in onda in diretta su YouTube e su Facebook dalle 13 alle 14, più o meno in concomitanza di quello che era l'intervallo dalle lezioni per il pranzo. Continua la bella musica che vi proponiamo. Vi ricordo ancora alle 13.30 il momento dell'ospite che ci delizierà di tanti consigli utili e interessantissimi. Poi ci sarà il momento cinema. Il format è a metà fra quello delle radio di una volta e le dirette social di oggi. C'è la musica, ci sono interventi di ospiti in collegamento e molta interattività. I bambini possono intervenire mandando richieste e proposte di contenuti. Gettonatissime sono le barzellette. Oggi veramente un'altra grande puntatona. Oltre alla musica, che è sempre protagonista all'interno della nostra, del nostro programmino, parleremo di barzellette, si ride,
ci si scherza su, barzellette vostre, sono arrivate tante barzellette, continuate a inviarcele, i nostri bambini sono presenti e protagonisti, tre bambini differenti con tre barzellette diverse. La prima puntata è andata in onda lunedì 23 marzo e compatibilmente con le possibilità tecniche ogni giorno viene aggiunto un tassello per rendere la trasmissione più bella e coinvolgente. I maestri insomma hanno acceso la fantasia per rendere più piacevole il tempo trascorso a casa e fare sentire meno la distanza fisica ai bambini. Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo che anche questa domenica trasmetteremo in diretta la Santa Messa dalla cripta del Duomo di Pavia, diretta dalle ore 11, la messa verrà celebrata dal Vescovo Monsignor Corrado Sanguinetti. Con questo è tutto, arrivederci e buona serata.